Ammontano a circa 800.000 euro le spese per gli interventi necessari a riparare i danni più importanti provocati dai due eventi alluvionali che hanno messo in ginocchio il Vallo di Diano, quello del 1 novembre ed il secondo registratosi il 17 e 18 gennaio. Quest'ultimo, ricorderemo, ha colpito numerose aree del Vallo di Diano, provocando allagamenti e, tra le altre cose, l'esondazione del Tanagro in più punti, oltre a numerosi danni ad abitazioni ed attività. Un vero e proprio dramma, così lo ha definito Beniamino Curcio, presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, che purtroppo si va ripetendo sempre con maggiore frequenza. Il Consorzio di Bonifica, specifica Curcio, è stato operativo in entrambi gli eventi, presidiando costantemente il territorio durante le emergenze ed adoperandosi per affrontare i tanti guasti creati dalle esondazioni e dai vistosi allagamenti che hanno sommerso la piana un po' dappertutto. Ci sono voluti ben 160.000 euro per riparare i danni più emergenti legati al primo evento alluvionale, spiega Curcio. Un intervento rapido e necessario fatto dal consorzio con i fondi della somma urgenza assegnati dalla regione. Altri 600.000 euro solo per fronteggiare situazioni di maggiore criticità legate all'ultimo evento alluvionale. Per questo evento il consorzio ha subito approvato 4 perizie di ripristino dei danni ed attivato 4 procedure distinte per il riconoscimento da parte della regione Campania delle somme urgenze e dei relativi finanziamenti, oltre ad avviare, spiega Curcio, con grande senso di responsabilità, lavori di ripristino viste le diffuse situazioni di rischio, affidando noli e forniture a ditte locali selezionate con una procedura d'urgenza ad evidenza pubblica. Il finanziamento delle somme urgenze attivate dal consorzio è stato veloce. Sono di ieri, infatti, informa Curcio, le note del Dipartimento regionale della Protezione Civile con le quali il consorzio viene autorizzato ad eseguire interventi di ripristino per l'importo di 600.000 euro. 4 gli interventi principali, 2 in territorio di Sassano e 2 in territorio di Sala Consilina. Mentre prosegue la nostra attività per risolvere situazioni di grande criticità e di rischio legata all'emergenza alluvioni, spiega Curcio, diventa sempre più chiaro quanto siano urgenti e necessarie ulteriori opere strutturali come quelle che stiamo portando all'attenzione delle autorità preposte da qualche anno a questa parte. I fenomeni alluvionali nel Vallo di Diano Termina costituiscono una vera e propria emergenza e al tempo stesso un problema molto complesso che non è pensabile affrontare solo con le somme urgenze.